Mamma mia ragazzi, che fatica, una partita doveva essere vinta banalmente alla Juve, si è trasformata in un inferno ragazzi, post partita di Juventus contro Lokomotiv Mosca finita 2-1 per i bianconeri, ma che fatica, lo ribadisco, che fatica, con la Lokomotiv Mosca allenata da un ottimo Semin che ha fatto una partita a livello tattico eccelsa, catenaccia all'italiana e ripartenze veloci. Con il gol da parte della Lokomotiv Mosca che arriva grazie al tiro di Miranchuk a Szczęsny, ormai battuto dopo il tiro parato a João Mario, che porta in vantaggio nel primo tempo, esattamente al minuto numero 30, appunto la Lokomotiv Mosca. Ma c'è dentro questo gol uno sbarione difensivo dei vari Bonucci, De Ligt che non c'era. Un'errata diagonale da parte di Cuadrado, e dunque c'è ancora la difesa da puntellare per la squadra di Maurizio Sarri. In attacco, diciamo che le cose non sono andate in maniera eccelsa, non ci sono state occasioni nitidissime, a parte una di Ronaldo, clamorose per la Juve, però la Juve aveva comunque messo sotto la Lokomotiv. Però comunque era molto lenta l'azione perché loro si chiudevano molto in difesa, era molto difficile riuscire a stanarli. Avevano degli ottimi difensori come Huvedes, ex Juve, ex Schalke e Cioruca. Comunque, nel secondo tempo invece la Juve ha un piglio diverso, entra Higuain, entra Rabiot al posto rispettivamente di Khedira e di Matuidi, con conseguente cambio di sistema offensivo con Bentancur che torna nel ruolo di mezzala e lì dà il meglio di sé. Però ragazzi, il gol arriva grazie a una giocata di un singolo, ovvero grazie a un super gol da parte di Dybala che riesce a tirare a giro dal limite dell'area e a trafiggere Guilherme che non si è nemmeno mosso dalla sua posizione centrale. Il secondo gol è una rapida conseguenza del primo, dopo 2 minuti, su assist, sul tiro di Alexandro, il primo a depositarsi è Dybala che riesce a battere ancora una volta il portiere brasiliano, se non erro, della Lokomotiv Mosca. La Lokomotiv Mosca ormai non ne ha più. La partita finisce così con il risultato di 1-1. Risultato che non posso dire se è giusto o sbagliato. Credo che in fin dei conti sia giusto, ma comunque la Lokomotiv è andata a Torino e ha giocato una signora partita. Ha giocato una signora partita di catenaccio, però catenaccio fatto bene, ripartenze veloci con un Eder che è sicuramente un uomo che non segna molto, ma è comunque un uomo che ti sa tenere sulla squadra, eccetera. Quindi, secondo me, è una squadra che merita almeno l'Europa League. Io, ragazzi, ho concluso. Like, mi piace, commento, iscrizione. E noi ci vediamo con altri contenuti sul mondo del calcio. Vi ricordo anche la partita di Ciccio sull'Atalanta. Ciao!